La crema mi piace fredda. Veramente? Ma è gommosa. Non si sbirciano i regali. Perché no? Perché Babbo Natale non porta i regali ai bambini cattivi. Come fa Babbo Natale a entrare? Non c'è il camino. Magari lui usa la veranda. Ah, già! Giochiamo a Babbo Veranda! Sì! Vieni, papà! Muffin, presto! Gli devi chiedere scusa! Babbo Natale ci guarda! Se sei stata buona o cattiva, lo sa! Non riceverai nessun regalo! Scusami! Scusami! Non fa niente, Muffin! Accetto volentieri le tue scuse! Fiu! Andiamo! Bluey! Scusa! Questo episodio di Bluey si intitola Babbo Veranda! Ok, tu farai Babbo Veranda per primo. D'accordo. È ora di andare a letto, bambine. Domani mattina è Natale. Urrà, Natale! Questo significa che Babbo Veranda verrà stanotte. Urrà! Lui porta i regali soltanto ai bambini buoni che si addormentano subito. Notte, papà! Quindi non sbirciate o niente regali. Oh, oh, oh! Stavi sbirciando? No, no, io sto dormendo, non stavo sbirciando. Sarà meglio per te, piccola. Ho, ho e ho. Svegliatevi, bambine! Oggi è il giorno di Natale! Urrà! Guardate se Babbo Veranda vi ha portato qualcosa. Io ho ricevuto una palla di neve. Io la schiuma da barba. Io un astuccio per le matite. Ehi, no! Quello è il mio astuccio! Papà! Bingo, non si fa, grazie. Ma è mio! È di Bluey solo per questo gioco, dopo te lo ridarà. Ok, scusami, Bluey. Ben fatto, Bingo. Non lo voglio più. Papà, le ho chiesto scusa, ma lei non vuole riprendere l'astuccio. Hai intenzione di accettare le sue scuse, Bluey? No, perché dovrei? Perché Babbo non ti porterà nessun regalo. A Babbo piacciono i bambini che accettano le scuse. Ok, va bene. Ah, è stato facile. Ok, adesso tocca a qualcun altro fare Babbo Veranda! Sì! Notte, notte, bimbi! Non sbirciate o niente regali! Non sbirceremo! Cosa? Bambini cattivi! Avete sbirciato Babbo! Ma non volevamo farlo! Sei tu che ci hai svegliati! Niente regali per voi! Cosa? Questo è un imbroglio! Ora li butto nella spazzatura! No! Ci dispiace, Babbo! Ci dispiace tanto, tanto, tantissimo! Ti prego, accetta le nostre scuse! Va bene, le accetto! Sì! Urrà! Grazie, Babbo Veranda! Però, che bambina buona che sono, non è vero? Eh? Se fossi un babbo vero, mi porterei moltissimi regali. Non credo che sia così che funziona. Tocca a me! Tu puoi essere la mia aiutante, calzino. Notte, notte, bambini. Non vi svegliate. Sì, sì, mamma. Ho, ho, ho! Il mio orsacchiotto! Lasciami andare, birbettello! Oh, il mio orsacchiotto! Oh, il mio orsacchiotto! Calzino! Papà, Calzino mi ha morso! Calzino, senti, non si morde la gente, non è una cosa carina. Non è stato neanche un incidente! L'ha fatto apposta senza un vero motivo. Beh, l'ho già sgridata, Bluey. Ma non mi chiede neanche scusa! Ha soltanto un anno, lei ancora non lo sa fare. Dobbiamo insegnarglielo noi. Senti, continuiamo a giocare e basta. Va bene. Ok, chi vuole fare Babbo Veranda ora? Io. Allacciate le cinture, ragazze. Oh! E dai, dov'è il mio cuscino? Oh! Dov'è la mia copertina? No! Natale! Urrà! Guardate sotto il cuscino per vedere se Babbo Veranda vi ha portato qualcosa! Degli slip! Uno di questi! Fagioli! Sotto al tuo cuscino che c'è, calzino? Oh, forse Babbo Veranda non porta i regali ai bambini che mordono la gente! Bluey! Mi ha morso! Whee!
Bluey, credo che dovresti chiedere scusa a Calzino. Io non ho fatto niente di male. Le stavo insegnando che Babbo non ti porta i regali se non fai il bravo. Bluey, il problema non è se Babbo Natale ti porta i regali o meno, è chiaro? Perché? Perché non è per quello che si deve essere gentili con gli altri. E allora qual è il motivo? Vieni con noi. Oh! Oh, ecco il motivo. Pensa se Calzino avesse fatto a te quello che tu hai fatto a lei. Ciao Calzino, scusa se non ti ho portato i regali. Ero arrabbiata con te perché mi hai morso e non mi hai chiesto scusa. Ok, notte ragazzi! Adesso basta confabulare in quel modo! Notte, notte! Oh, oh!